La città si riappropria del suo fiume, ha commentato il sindaco di Benevento Clemente Mastella durante una visita sorpresa ai margini del cantiere a Rione Libertà per la pulizia e il ripristino degli argini del fiume sabato. Lavori ordinati dal provveditorato alle opere pubbliche in Campania che a Benevento erano attesi ormai da anni, in particolare da quel terribile 15 ottobre del 2015, quando un'alluvione devastò corsi d'acqua a molti rioni della città e centri del Sannio. In azione le ruspe di un'impresa che stanno abbassando il livello del fiume ridisegnando gli argini che ormai si erano trasformati in una vera e propria giungla. Da tempo infatti anche i residenti chiedevano la pulizia degli argini divenuti anche rifugio per decine di famiglie di cinghiali. Le potenti escavatrici stanno abbattendo gli alberi cresciuti al centro del fiume che impedivano anche il normale deflusso dell'acqua creando problemi durante le piene. Abbiamo ripreso e avevamo concordato questo con il proprietario della Repubblica della Campania e mi pare che vadano avanti nel modo migliore. Tra non molto, quando sarà alla fine, avremo la possibilità di vedere da una parte all'altra i due ponti che sono stati fatti, uno rifatto e l'altro invece nuovo completamente. Cioè è un modo per vivere da parte dei cittadini di Benevento la dimensione della loro città e dei fiumi della città. Ora a Benevento e numerosi altri centri del Sannio c'è invece attesa per l'avvio delle opere che riguardano anche il fiume Calore, esondato nel 2015 e che da decenni attende l'abbassamento del livello e la pulizia degli argini, specialmente nel tratto cittadino di Contrada Pantano.